Raffaele Brunella nasce nel 58, conversanese, figlio d'arte di Simone Brunella. Autodidatta, con un fiuto spiccato per la ricerca. Inizia come pittore, in qualità di ritrattista da studio, negli anni 80. Utilizzando la china, la cenere delle tante cicche, usando le dita. Al fine di creare un sottile gioco di sfumature e ombre, si scosta dagli schemi dell'arte del disegno e dalla tecnica del retinato, tecnica ufficiale per l'ottenimento di ombre e sfumature. Presto stanco dell'uniformità e del piano, opta per un discorso più tridimensionale, da cui scaturisce la produzione artistica odierna. Soggetto molto estroso, con una grande forza dentro, come ama definirsi egli stesso. Deve le sue capacità espressive ad una sensibilità pittorica e umana fuori dal comune. Le sue tele, quasi sempre supporti lignei, infatti, riflettono le poetiche visive dell'uomo, al di qua del quadro, e ricreano suggestioni cromatiche collegate a un sentire originario, terrigno, come i suoi poderosi e secolari ovili, i muri a secco, ove si possono toccare con mano. E cosmologico, vedi Einstein. Il pensiero. Al BOP, del 1997, premio di genuinità e quasi sempre tendente al blu. Dall'8 al 10 febbraio 2013, durante l'evento Un filo d'olio, organizzato dall'associazione Sensazioni del Sud, Raffaele Brunella terrà nei locali del monastero di San Benedetto una mostra antologica delle sue opere. Radici. Raffaele Brunella è presente anche su Facebook.